Mi ha stupito moltissimo sentire il cittadino Pepe dire che, insomma, chi se ne importa come si elegge il Presidente della Repubblica, però effettivamente il giornalista ha chiesto, beh, è importante, visto che è la prima cosa che dovrete fare, probabilmente, una delle cose che dovrete fare. Quindi sì, da questo punto di vista sicuramente c'è da arrivare al Guarda, passo rapidamente. mi viene in E mente, scusa, questa dimmi. cosa qua. Io credo che loro si renderanno conto di quanto dovranno studiare una volta entrati. Una volta entrati, quando si renderanno conto che non capiranno nulla, non sapranno da che parte girarsi, allora avranno, io penso, uno shock e diranno: ok, adesso dobbiamo fare veramente sul serio. Io credo che solamente in quel momento capiranno esattamente dove sono andati a finire, perché finché non entri in un'istituzione non ti rendi conto di quanto sia complessa conoscerla, lavorarci dentro e fare qualcosa. Devi esserci dentro. Una volta che sei dentro, allora capisci che è il caso di mettersi a lavorare sul serio. Forse l'ha scoperto a sue spese, molto duramente, Pizzarotti. Pizzarotti, io lo conoscevo da tanto tempo, prima che diventasse sindaco, ed è sempre stata una persona in gambissima, molto preparata, è stata sempre una delle persone, io mi ricordo, insomma, quando faceva le riunioni c'era lui, era sempre una cosa molto positiva perché è molto concreta, molto pragmatica. Sicuramente nel momento in cui ti trovi dentro le istituzioni e non hai mai visto e conosciuto la macchina amministrativa, ti rendi conto di tutti i limiti che ci sono, anche solo il fatto di sapere di chi ti puoi fidare. In un'amministrazione come quella di Parma, dove ogni giorno gli portavano via un dirigente in manette, voglio dire, diventa complicato capire di chi ti puoi fidare o di chi magari è lì solo per opportunismo, proprio per evitare appunto di essere poi arrestato o cosato. Ed è complicato, è molto complicato. Non è impossibile, però ovviamente questa inesperienza alla fine grava sulle spalle dei cittadini, perché nel momento in cui uno entra in un'amministrazione deve innanzitutto conoscerla e capire come funziona, perdi tempo che magari è prezioso proprio perché, soprattutto se sei in una situazione drammatica, è fondamentale partire subito a sprombattuto. Sai, la cosa che più ha stupito di Pizzarotti proprio questi giorni è stato il fatto che prima della sua elezione a sindaco abbia detto che l'inceneritore lo smonterà pezzo per pezzo se sarà necessario, si pagheranno le penali se sarà necessario, e adesso che l'inceneritore effettivamente sta per essere aperto, ha detto di non aver mai promesso che non sarebbe partito. Ma allora io sinceramente non ho seguito passo passo la campagna elettorale di Pizzarotti. Io posso ipotizzare che lui abbia detto faremo tutto quello che sarà possibile per evitare che quest'opera venga messa in piedi. Probabilmente lui ha, come posso dire, peccato di inesperienza in questo senso. Forse all'epoca non si rendeva conto di quanto potesse essere realmente complicato fermare un'opera di quel tipo, perché per quanto uno possa avere una buona idea, non è detto che possa metterla in pratica. Purtroppo, se ci sono delle penali da pagare, il comune deve avere i soldi per pagarle. Se il comune non ha i soldi per pagarle, che cosa fa? Li chiede ai cittadini, aumenta le tasse. Cioè, a volte uno può avere anche le migliori idee del mondo, però non possono essere attuabili e questa è la dimostrazione, purtroppo. Quindi, a prescindere dal fatto che abbia detto lo smonteremo pezzo per pezzo se sarà necessario, chi lo smonta pezzo per pezzo? Dei volontari che vanno là gratis a farlo? Non lo so. Appunto. Cioè, rischiano di andare in galera queste persone perché vanno là a smontare pezzo per pezzo un inceneritore. Non sempre le buone idee possono poi essere attuate e quindi, e questo sicuramente fa leva anche molto sull'inesperienza che uno ha a monte, uno pensa di poter fare, poi quando entra capisce che ci sono comunque dei limiti, volente o nolente, ma anche altre opere, ci sono delle opere a Parma che sono già state costruite per le quali comunque continueranno a pagare i debiti, per cui hanno dei mutui accesi, per cui un'opera c'è, esiste, è inutile, ma se la smonti spendi dei soldi per smontarla, a quel punto finisci a pagarla. Non è che puoi fare tanti tagli, cioè prendi atto di una situazione che c'è, di uno stato di fatto, di uno stato dell'arte e cerchi di arginare quello che c'è, poi non sempre si riesce. Insomma, la dura lezione è molto più complicato governare che andare in piazza a gridare giù il potere, insomma, giusto? Sì, assolutamente. Ma e uno se ne accorge solo quando entra, finché uno è fuori non se ne rende assolutamente conto, anche se uno fa l'opposizione.
è complicato, te ne accorgi comunque quando sei dentro. Sai, un'altra perplessità di chi in questi giorni ha seguito le lezioni e come sono andate le cose era il fatto che Grillo comunque prenda delle decisioni di grande rilevanza per il movimento e c'è chi ha sostenuto che invece dovrebbero essere semplicemente coloro che sono stati eletti a prendere le decisioni perché Grillo non ha alcun titolo per farlo. Poi ci sono dei cavilli legali per cui sarà lui stesso a incontrare, per esempio, il Presidente della Repubblica. Ma tu che cosa ne pensi? Questo è il limite che io ho messo in evidenza quando vidi le clausole che dovevano sottoscrivere i candidati al Parlamento, cioè loro dovevano firmare una condizione sine qua non, avrebbero dovuto affidare a Grillo tutta quella che era la parte di budget del gruppo parlamentare destinata alla comunicazione e alle spese di rappresentanza. Poi Grillo avrebbe deciso a quale agenzia di comunicazione affidare appunto il lavoro. Ora, il discorso qual è? Se queste persone hanno scelto volontariamente che potesse candidare di affidare a Grillo tutta la parte comunicativa, i casi sono due: o si mettono d'accordo che Grillo è il loro megafono, quindi loro decidono cosa dire e Grillo veicola il messaggio, se no cosa succede? Che Grillo parla e mette in bocca le parole a loro. Infatti il grosso problema qual è? Che se Grillo è il megafono, il circuito funziona, ma se è il contrario, che è Grillo o l'agenzia di comunicazione, come sta succedendo adesso con Casaleggio, che è lui che decide le regole, i contenuti, tutto quanto, e mette in bocca le parole ai parlamentari, non va bene, non va assolutamente bene. E purtroppo però quella condizione che loro hanno firmato esiste, cioè è reale. Devono essere capaci di coordinarsi con Grillo e spiegargli che Grillo è lo strumento per comunicare quello che dicono i parlamentari e non che i parlamentari sono lo strumento in Parlamento per fare quello che dice Grillo o l'agenzia di comunicazione, perché sennò c'è un rischio di un grosso cortocircuito. Chiarissimo. Ultimissima domanda, giusto per curiosità. Dopo la tua espulsione dal M5S, hai aderito ad altri movimenti barra partiti oppure ne sei fuori? No, guarda, sono completamente fuori. Mi hanno contattato tante forze politiche dicendo: ma perché non vieni dentro con noi? Più o meno un po' tutti quanti, in tanti mi hanno detto: ma perché non fai tu una nuova forza politica che adesso hai seguito e tutto quanto. In realtà io in questo momento non ho la minima intenzione di entrare in nessun altro contenitore politico, perché comunque questa esperienza è stata molto forte e anche deludente da questo punto di vista. Io non avevo mai fatto politica prima di entrare nel Movimento 5 Stelle. Ho scelto quella di forza politica perché la ritenevo affine comunque al mio modo di essere, al mio modo di pensare, a quello che io volevo fare per il futuro del paese, e mi sono accorta in realtà che insomma, non era esattamente quello che io credevo. Per cui adesso entrare in un'altra forza politica non avrebbe molto senso, perché comunque se non andavano bene prima, non credo che vadano bene anche adesso. E poi ho bisogno comunque di stare un attimo da sola, di Chiaro. ragionare, di mettere un punto fermo, perché il discorso, le persone sono molto spaventate dal fatto che io sia sola. In realtà il fatto di non appartenere a nessun gruppo per me non è un problema. Nel senso che io in comune ho già un programma con il quale sono stata eletta e quello io porto avanti. Per cui che ci sia il bollino di Grillo piuttosto che di un'altra forza politica, a me non cambia. Comunque quello che devo fare lo so, quindi lo posso fare anche senza avere un distintivo attaccato alla giacca, insomma, non è quello il problema. Poi uno dice: ah, ma in futuro cosa vorrei fare? Non lo so, francamente non lo so. Ah, mi è venuta in mente, scusa, un'altra cosa prima sui due mandati, perché anche questa è una cosa in realtà che emerge molto poco. Allora, io ho, perché tutti mi criticano per i due mandati perché sono arrivata a termine, in realtà non è così. Nel senso che io ho, è vero, un primo mandato fatto che è durato 7 mesi. 7 mesi, un mandato in quartiere, nella circoscrizione, in una delle circoscrizioni qua di Bologna, durato 7 mesi perché il sindaco si è dimesso perché è coinvolto in uno scandalo in cui ha utilizzato dei soldi pubblici per pagare le vacanze a se stesso e alla sua amante, e quindi si è dovuto dimettere. Quindi ho un mandato di 7 mesi interrotto e comunque sono neanche alla fine del secondo anno del secondo mandato, per cui ho altri 3 anni di mandato prima di pensare di ricollocarmi eventualmente
politicamente da qualche parte. Per cui, se anche avessi voluto partecipare a Ballarò per farmi vedere politicamente, avrei comunque sbagliato tutti i tempi, nel senso che comunque non è che sono a termine, anzi, ne ho ancora da fare. E proprio Chiarissimo. perché ne ho ancora da fare, in questo momento sono concentrata su quello che faccio in comune, poi quello che succederà fra qualche anno, non lo so. Cioè io intendo il. Scusa un secondo. Cioè, quello che succederà fra qualche anno non lo so. Io intendo il mio mandato politico come comunque un servizio civile, nel senso che ho deciso di prestare qualche anno della mia vita all'attività politica e quindi pensare in un futuro di fare qualcosa di continuare con un impegno politico all'interno delle istituzioni, non lo so, non è una cosa per me prioritaria in questo momento. Cioè, sto facendo questo mandato, quando poi arriveremo al termine vedrò insomma cosa fare. Non è improbabile che possa anche magari scegliere di ritirarmi, di fare quello che facevo prima o di, non so, fare anche altre cose. La vita propone sempre tantissime cose, opportunità diverse. Uno poi sceglie, insomma, in base anche a quello che vuole fare, a quello che si sente di fare, poi che opportunità cogliere, che cosa fare. Perfetto, Federica, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo. Di niente, figurati.